giovani, occupazione e nuove opportunità per la crescita del paese, con un occhio alle nuove tecnologie e ai nuovi linguaggi. Sono questi i temi al centro del 26esimo convegno dei giovani imprenditori. Alziamo il volume, diamo voce al futuro, che si è aperto oggi a Capri e che terminerà domani. Presenti all'Hotel Quisisana oltre 2000 imprenditori. Per la prima volta nessun esponente politico partecipa all'incontro. La scelta di escludere la politica è del presidente dei giovani industriali, Jacopo Morelli, che ha scelto di incentrare il convegno soltanto sui temi di crescita e riforme per le imprese. In una società che produce meno si genera disoccupazione, che viceversa diminuisce all'aumentare del prodotto. Serve quindi un'operazione verità. Serve spiegare che queste riforme sostanziali farebbero recuperare in cinque anni circa 40 miliardi di euro. Poi si viene a parlare che non ci sono risorse, è una scelta anche lì politica, risorse da investire a favore di chi nel sistema di protezione previdenziale non è ancora entrato, riducendo il cuneo contributivo. Non è possibile che le nostre scelte finiscano per ipotecare il diritto di chi verrà dopo di noi, magari appunto di fare delle scelte diverse. La nostra Costituzione, che è una carta molto avanzata, non dedica disposizioni specifiche ai giovani alla partecipazione di questi alla vita sociale, economica e culturale del Paese. Certamente era esplicito per i costituenti. Proponiamo allora di inserire nella Carta fondante, la Repubblica, il principio dell'equità generazionale. Equità generazionale significa che è un dovere preciso il rispetto per chi nascerà dopo di noi, dal preservare il patrimonio culturale del passato a difendere quello ambientale, a creare e non solo consumare fonti energetiche, a trasmettere competenze, non debiti, ma ricchezza. Il presidente del Senato, Renato Schifani, ha inviato a Jacopo Morelli un messaggio in cui scrive: «Sono convinto che il Paese debba investire sulle nuove generazioni anche a livello imprenditoriale, perché solo grazie a nuove idee e a un ottimale utilizzo delle risorse destinate alla ripresa sarà possibile superare questo delicato momento e rilanciare il nostro Paese in una prospettiva di crescita duratura».